Sesso e potere. L'uomo di potere ha indubbiamente un fascino erotico che esercita sulle donne, le quali sognano amplessi amorosi, gratificanti e passionali. Ma gli uomini di potere, che sono comunque sempre consci di questo loro potere, sono all'altezza del fascino erotico, dell'attrazione sessuale che esercitano su queste donne? Purtroppo no. Politici e manager sono in genere gli ultimi in classifica perché sono persone che non hanno tempo da perdere in storie amorose e soprattutto perché trovano nel potere la droga più eccitante. E i loro rapporti sessuali si riducono così a rapporti sporadici e molto frettolosi, preferendo comunque in genere subire l'iniziativa delle donne. E quindi hanno sempre un atteggiamento abbastanza passivo. Infatti, se nel sociale sono conquistatori e vincenti, nel privato preferiscono essere come una sorta di guerrieri a riposo, dove la donna deve essere, anche se molto intraprendente, deve adattarsi ad un ruolo di geisha e comunque seguire rigorosamente il metodo molto collaudato dei rapporti impropri alla Monica Lewinsky, dove la donna è molto attiva e l'uomo, anche se è in una posizione assolutamente dominante, insomma, ha un ruolo passivo. Allora, le donne cosa dovrebbero fare? Cioè, dove dovrebbero rivolgersi per avere dei rapporti passionali, da perdere la testa, da soddisfare tutto l'eros possibile e immaginabile? I primi in classifica sono gli intellettuali, scrittori e giornalisti. Quest'ultimo in primis perché quest'ultimi, che sono comunque i primi, perché hanno soprattutto tempo da perdere e poi soprattutto perché hanno una grande dialettica fluida e convincente che riesce a mettere a tacere ogni senso di colpa. Guardare per credere, per esempio, questa sera su Rai 3, il lessico amoroso, dove c'è una sorta di guru che spiega alle donne tutte le dinamiche dell'amore, senza scandalizzarsi per nessuno tipo di rapporto, ma tutto è spiegabile, tutto possibile, tutto si può fare. Il pubblico è composto maggiormente da donne, le quali lo guardano rapite a bocca aperta. Perché sono affamate d'amore? No, perché se lo vorrebbero mangiare. Perché infatti lui, con questa sua parlantina molto sciolta sul fatto d'amore, esercita un grande appeal su queste donne, un appeal erotico molto, molto forte. Quindi fatto appunto di sesso e potere. Grazie.